Se parliamo di innovazione vuol dire che abbiamo a cura il mercato della fotografia professionale, abbiamo rinnovato tutti i ranger di prodotto importante negli ultimi 2 anni, molti dei nostri prodotti hanno 18 mesi di vita e nello stesso tempo abbiamo anche aperto a nuovi mondi, il consumer, ma non perché è il demonio, ma perché è una parte importante di quelli che oggi sono dei clienti futuri di prodotti di qualità quando inizieranno a fare fotografie in un modo più qualitativo, diverso che non con uno smartphone. Quindi quando possiamo pensare al mercato, parliamo dell'Italia, il mercato è totalmente cambiato e noi cerchiamo di dare delle risposte per canale e per mercato. Però all'interno del Digital Director, ed è qui la difficoltà del progetto, c'è un microprocessore, c'è un computer all'interno del corpo principale, ok? Digital Director è formato, ve lo anticipo un secondo, da 2 pezzi. Il primo è un frame, che è questo qui, ok? Che in questo caso è dettagliato per l'iPad Air. Abbiamo quello per l'iPad Air 2, avremo il mini, per cui è fondamentalmente, detto tra noi, un pezzo di plastica fatto ad hoc perfettamente per il supporto dell'iPad, con tutte le sicure, safety pin, safety lock, in modo da non avere problemi. Il valore aggiunto vero e proprio del progetto sta qui dentro. Qui dentro abbiamo 4 batterie AA, normalissime, ok? Durano, dipende da 10 a 15 ore, dipende dalla temperatura esterna, se sono in Siberia durano 10, se sono magari qui durano 15 ore, comunque non c'è nessun problema. Vi dirò anche l'alimentazione esterna. Attenzione, sottolineo, computer all'interno del Digital Director, che è fondamentale. Questo computer mi fa fare 3 cose. La prima cosa, ha all'interno di sé la conoscenza di tutti i protocolli che ho caricato, per cui a seconda che colleghi Canon o Nikon e il relativo modello, io ho un adeguamento del protocollo di comunicazione, per cui fa da traduttore vero e proprio tra iOS e protocollo camera. La seconda cosa che vedremo, non mi viene in italiano, fa da acceleratore, ok, per lo streaming del video. Ok, c'è un microchip, questo microchip arriva, che all'interno qui arriva da Apple, per cui abbiamo una coesistenza di un prodotto di per sé Manfrotto su packaging Manfrotto, per cui il prodotto è il 120% Manfrotto, che contiene all'interno dei componenti autentici originali che noi acquistiamo da Apple in California solamente perché abbiamo la certificazione di Apple. Questo progetto è stato fatto da step 1 a step, noi lo chiamiamo 5, la PDR 5 vuol dire che il prodotto è consegnato al magazzino, l'abbiamo fatto assieme a Apple. Per dirvi una curiosità, Digital Director è formato da hardware, design, quindi firmware, elettronica, app e software, packaging, istruzioni, non so, tutto certificato Apple, per cui anche il pack deve essere certificato Apple. È stato veramente un bellissimo esercizio anche per noi, costoso, lungo, ecco perché i 18 mesi, non perché ci abbiamo messo 18 mesi a fare uno stampo o sviluppare l'elettronica, ma per l'iter di certificazione di Apple, che lo dico tra addetti ai lavori, ci è costato tanto in termini di energia e ovviamente investimento. In contraltare però ci dà una garanzia di stabilità, efficienza e performance del sistema che è assolutamente irraggiungibile per un'azienda normale, diciamo, perché c'è proprio la collaborazione dei due. E dal punto di vista non vostro ma nostro ci fa assolutamente piacere e credo che sia anche a protezione, magari non parlo con i giornalisti se ci sono giornalisti ma parlo più con i dealer, ma anche a protezione di business, perché se il primo pinco pallino in Vietnam si inventa a fare questo prodotto qua o a copiarlo, non funziona, uno, perché l'iPad non abilita le porte d'accesso se non c'è il microchip che comunica, e due, è un processo talmente lungo, costoso e complicato che se si ha una struttura dietro si riesce a sopportare, altrimenti Apple neanche apre le porte aziendali per parlare del prodotto.